Ciao a tutti, oggi video prodotti finiti. Video che si prospetta essere veramente lunghissimo, una specie di video fiume perché ho tanti di quei prodotti qui davanti a me che non avete idea, quindi cercherò di andare veramente veloce, altrimenti non arriviamo più. Dato questo scrub viso esfoliante della B&B, devo dire l'ho usato con grande soddisfazione, mi è piaciuto tantissimo, infatti penso di ricomprarlo, al momento ne ho un altro in corso e un altro ancora da aprire, quindi ovviamente non ne comprerò altri, però insomma lo tengo nella rosa dei possibili candidati perché mi è piaciuto tanto. Allora, che dirvi? Questo è un prodotto abbastanza delicato, qui dice di massaggiare sulla pelle umida con movimenti circolari, come insomma, tutti quanti gli scrub. È un prodotto che secondo me scrubba il giusto, nel senso che non è troppo aggressivo, nemmeno per una pelle sensibile e delicata, come per esempio la mia. Però il suo lavoro lo fa, non è nemmeno di quegli scrabbettini inconsistenti che insomma dici, ma insomma prima e dopo è uguale, ecco, non è il suo caso. A me è piaciuto molto, tra l'altro ha un profumo gradevolissimo di mandorla, quindi se vi piace quell'odore lì, vi piacerà anche questo. Insomma, per me è un promosso a tutti gli effetti, sono 75 ml di prodotto, 6 mesi di PAO, insomma si finisce tranquillamente in 6 mesi. Io l'ho usato una volta a settimana, sì, e l'ho finito tranquillamente, insomma. Promosso, promosso, senza nulla di negativo da dirgli. Quello che invece non mi è piaciuto è questo campioncino che ho avuto modo di provare. Questo me l'ha mandato una ragazza con uno scambio. Trattasi del latte detergente Viviverde Coop. Sono stata molto contenta di provarne un campioncino, abbastanza piccolo, ma neanche poi tanto, perché non mi è piaciuto per una motivazione molto semplice, che mi bruciava tantissimo il viso, tanto, tutte le sere è stato un supplizio finirlo perché tutte le sere che lo applicavo mi andavo a struccare con questo, mi bruciava tantissimo la pelle, in particolare qui la zona delle guance che per me è sensibile, soffrendo io di rosacea. Però in generale mi bruciava un po' tutto il viso, mi andava a seccare anche la fronte qui. Insomma, sinceramente io mi sono trovata proprio male. Per struccare strucca, cioè il suo lavoro lo fa, però nonostante lo chiamino detergente delicato, secondo me, insomma, delicato c'ha solo il nome. Io non mi ci sono trovata bene, non lo comprerei. Vabbè, non ho una Coop nella mia città, quindi anche volendo non potrei comprarlo, però, ripeto, non è uno di quei prodotti che mi manca non poter acquistare. Ecco, sono sincera. Questo pure ha 6 mesi di PAO, almeno così mi ha indicato la ragazza che me l'ha mandato, che non mi ricordo nemmeno chi fosse, mamma mia. Spero di non fare figuracce terribili. Ti chiedo scusa se mi stai guardando, non mi ricordo chi tu sia. Comunque, insomma, sono stata contenta di provarlo, però per me il rapporto con lui finisce qui. Il detergente delicato di Alchemilla l'ho finito proprio stamattina, quindi fresco di giornata, ve lo faccio vedere. A me questo è piaciuto tantissimo, devo dire la verità. È un boccettone, come potete vedere, da 500 ml. È il detergente delicato, io ho preso quello al bambù, ce ne sono anche altre due varianti, mi sembra che ci sia l'aloe e l'altra non me la ricordo, però ci sono altre due varianti. Questo è questo è certificato ICEA, 6 mesi di PAO. Su questo bisogna stare un tantinello attenti, secondo me, perché i famosi 6 mesi di PAO rischiano di diventare molti di più, data la quantità. Io l'ho utilizzato inizialmente solo per il viso, poi però mi sono resa conto che stavo arrivando a ridosso della scadenza e quindi l'ho dovuto cominciare a usare un po' per tutto, quindi l'ho usato per le mani, per il corpo, per l'igiene intima. Da un lato è stato positivo perché l'ho potuto provare bene per tutto, però diciamo che se pretendete di usarlo, 2 volte al giorno, mattina e sera, solo per il viso,
Altro che 6 mesi, vi dura 6 anni, 500 ml, quindi non va bene. Come multiuso, secondo me è perfetto, cioè per un utilizzato, diciamo, per vari utilizzi, un'intera famiglia, ce la si fa tranquillamente in 6 mesi. Secondo me va bene un po' per tutto, per il viso mi sono trovata benissimo, per il corpo anche, per l'igiene intima forse un tantinello in meno, diciamo è stato l'utilizzo che mi è piaciuto meno, però insomma non malaccio. Devo dire che tra questo qui e quello di Biofficina Toscana, il fratello di Biofficina Toscana, ho preferito questo, quello anche buono. Però diciamo che a parte che mi piace un tantino di meno la profumazione di quello, perché è all'anice, non anice, scusate, finocchio, sì, fondamentalmente finocchio e anice. Quindi non mi dispiace, io bevo anche la tisana a finocchio, quindi non è che mi faccia schifo. Però questo ha un profumo buonissimo, buono, buono, proprio sa di, come ve lo spiego, sa di fresco, non dico di mare. Però mi fa pensare anche un po' alla spiaggia, al mare. Bello, bello, ai fiori, ha un odore bellissimo, veramente bello, bello, bello. Quindi sì, penso di ricomprarlo assolutamente, perché poi alla fine, insomma, si riesce a usare per tutto. A differenza di quello Biofficina, che per esempio non ero riuscita a usarlo come detergente intimo, mi aveva dato fastidio, questo qua sono riuscita a usarlo per tutto, quindi sì. Sicuramente penso che lo ricomprerò, non nell'immediato perché ne ho altri, ma promosso, promosso anche lui. Allora, poi ho finito un altro detergente intimo, quello lì della Saponaria, Calendula e Bardana. Questo mi è piaciuto tantissimo, infatti penso assolutamente di ricomprarlo, 6 mesi di PAO. Con estratto di calendula, succo d'aloe, insomma, veramente un ottimo prodotto. Lava, lava bene, non crea assolutamente bruciori, irritazioni, quindi è sicuramente uno dei migliori detergenti intimi tra tutti quelli che ho provato in assoluto. Adesso ne sto provando altri così per conoscerli, però questo sicuramente lo ricomprerei senza pensarci, quindi per me strapromosso anche questo. Poi ho finito questo shampoo di Alchemilla alla lavanda e eucalipto. Vi dico subito che questo per me è un bocciato, a me completamente, nel senso che io non sono riuscita ad utilizzarlo. Praticamente il giorno dopo i capelli erano già sporchi, tutto sembravano meno che dei capelli, ma posso dire già il pomeriggio, cioè li lavavo la mattina, il pomeriggio già erano pesanti, spenti, proprio opachi, veramente bruttissimi, cioè tutto sembravano meno che dei capelli lavati. Io non sono riuscita a usarlo, devo dire mi ha aiutato un po' mia mamma per cercare di finirlo, però anche lei, insomma, ha confermato che non le è piaciuto. Lei ha i capelli piuttosto secchi, quindi in teoria a lei non doveva dare questo effetto, eppure anche a lei non è piaciuto. Prima che me lo chiediate, ho provato ad utilizzarlo anche diluito, perché qualcuno mi dirà, forse l'hai usato puro, dovevi usarlo diluito. Ho provato a usarlo anche diluito, ma la situazione non è cambiata. Non so cosa dirvi, se c'è un problema nella formulazione, se è su di me che non va bene, sta di fatto che per me è un super bocciato, io non lo comprerò mai più, per me proprio non va bene, cioè non lava, quindi non va bene. Questo solvente per le unghie, Diva, questo l'ho preso al discount, mi sembra, l'avrò pagato credo nemmeno 1 euro, pochi centesimi proprio, con aloe vera e olio di argan, profumato, infatti per profumare profuma, l'acetone si sente ovviamente, però non è terribile proprio come profumazione. Non male, insomma, devo dire, non mi ha seccato eccessivamente le unghie, lo smalto lo toglie, insomma, mi sono trovata abbastanza bene, l'ho anche ricomprato, quindi sì, insomma, per me è un promosso. Poi, più che un promosso, ho finito questa crema mani della Dottor Organica, miele di Manuka, dirvi che l'ho amata è dire poco.
Tant'è che l'ho già ricomprata, sto già iniziando a usare, sono un paio di sere che utilizzo già la nuova. Non credo di aver mai provato una crema mani migliore di questa, la amo follemente. Avevo provato quelle della Saponaria, che pure mi piacciono tanto, però secondo me questa è ancora meglio, le batte. Io questa qui la adoro, come mi lascia le mani morbide, idratate, vellutate, questa qui. Non me ne lascia nessun altro, io la stra amo. Questa contiene miele di Manuka, dicono che sia adatta dai 30 anni in su, ma insomma, a prescindere da tutto questo, io vi posso assicurare che questa qua riesce a idratare le mani più secche del mondo, quindi veramente ottima, ottima, ottima. L'unica cosa, attenzione a usarne poca, 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 perché altrimenti, a parte che ci mettete 3 ore e mezzo per farla assorbire, ma poi rischiate di andare lasciando impronte, un tice dappertutto. Io infatti questa qua la applico solamente la sera e la mattina mi trovo delle mani favolose proprio da principessa Disney, sono troppo contenta. Di giorno non la uso perché insomma ci vorrebbe troppo per farla assorbire, alla fine non andrebbe bene insomma per le giornate di corsa che tutti quanti abbiamo. Comunque, strapromossa, straconsigliata, appena ricomprata, 10 lode. Da farvi vedere sono i prodotti di make-up. Allora, ho finito questa palettina di Essence, la Party Look. Questa mi sembra che sia uscita a Natale, può darsi, più o meno, insomma, no, un po' prima, era novembre forse. È uscita, diciamo, come edizione natalizia, però io l'ho trovata già molto prima di Natale, era novembre. Aveva. Allora, questi cosettini tondi che vedete, queste cialdine tonde, erano gli ombretti. Qui c'era l'illuminante, giusto? Sì, e qui c'era il blush. Qui dentro invece c'erano due mini gloss. Vi dico subito che a me non è piaciuta, non è piaciuta per niente, mi sono trovata male, malissimo, soprattutto con gli ombretti. Allora, la parte migliore secondo me sono stati i gloss, perché più o meno non erano eccezionali, un tantino appiccicosi come spesso sono i gloss, però insomma non peggiori di altri, ecco, secondo me erano la cosa migliore di tutta la palette. Pessimi gli ombretti, io mi sono trovata malissimo. Alcuni erano chiari, erano quasi tutti shimmer, mi sembra. O proprio tutti shimmer. Vabbè, ad ogni modo, alcuni erano chiari, altri erano scuri. Ops, mi sono sporcata. Ecco, uno per esempio era di questo colore qua. Mi sono sporcata, così ve lo faccio vedere. Dicevo, alcuni erano proprio scuri, scuri, scuri. Ma colori molto visti, secondo me, niente di che, niente di particolarmente originale, molto molto sbrilluccicosi, una marea di glitter, veramente, se abbondavi un po' di più sembravi un albero di Natale, vabbè che è uscita per Natale però, insomma. E pessima scrivenza, perché almeno su di me non scrivevano un tubo, si vedevano solo 12.000 brillantini, però colore zero. Tra l'altro molto molto polverosi, quindi per me assolutamente bocciati. L'illuminante, niente di che, devo dire, nemmeno lui. Era abbastanza sbrilluccicoso, brillantinato pure lui, però nulla di che, poco persistente, come pure poco persistente anche il blush, che era poco scrivente. E appunto poco persistente, nel giro di poco andava via, quindi insomma l'ho usata proprio per levarla di torno, ma veramente non mi è piaciuta. Se mai la doveste trovare ancora in qualche stand Essence come rimanenza, non vi consiglio di prenderla, insomma costa poco, mi sembra che stesse sugli 8 euro, che per una palette non è tanto, però insomma io vi consiglio di impiegarli meglio questi 8 euro, a me non è piaciuta. Io la chiudo qui perché veramente vi ho fatto un video che definirlo fiume, mezz'ora che parlo, un po' mi si seccano le corde vocali e vi si gonfiano a voi le orecchie, quindi vi chiedo scusa se vi ho annoiato, spero di no, spero anzi di esservi almeno stata utile con qualcuno di questi prodotti, di avervi spinto all'acquisto di qualcuno di questi e di avervi dissuaso
dall'acquisto di qualcun altro. Grazie per aver seguito questo video. Alla prossima, ciao!